Che il Signore vi benedica, cari e care in Cristo Gesù, alleluia. È ancora un motivo di grande gioia ritrovarci qui e in questa mattina, in questo video che per la gloria di Dio stiamo registrando. Il Signore sta mettendo in cuore di fare queste registrazioni, alleluia, con l'unico scopo di innalzare il suo nome e di benedire, incoraggiare coloro che ascolteranno. Amen. La parola di Dio è vivente ed efficace, la nostra luce, la nostra lampada in mezzo a un mondo di tenebre. La parola di Dio è la nostra arma, alleluia, contro l'avversario, la spada dello spirito. La parola di Dio è la spada dello spirito, fratelli. La parola di Dio è il pane della vita. Oh, alleluia. La parola di Dio, come Shei, è l'acqua della vita che ti disseta, amen, che ti lava. Gloria a Dio, perché l'acqua ha questa funzione: togliere la sete. Punto 1. L'acqua toglie la sete. L'uomo non può vivere senza acqua, può stare qualche ora, addirittura qualche giorno, ma dopo un certo periodo di tempo l'uomo deve bere. L'acqua è essenziale, così la parola di Dio per noi. La parola di Dio è l'acqua della vita, l'acqua spirituale. La funzione dell'acqua è dissetarci, e l'acqua fa bene al nostro organismo, ci purifica internamente. E poi l'acqua ha un'altra funzione particolare molto importante, quella di lavarci. Per esempio, prima di preparare dei cibi, di solito li laviamo. Per esempio, se io voglio prepararmi una bella insalata, o tu, cara sorella, vuoi preparare una bella insalata, prima la devi lavare, la devi così selezionare, devi togliere ciò che non va, diciamo, dalla tua insalata. Così la parola di Dio agisce nella nostra vita per lavarci, alleluia, per purificarci, per selezionare, per filtrare i nostri pensieri, affinché nella nostra mente, nella tua mente, rimanga solamente ciò che è piacevole al tuo Dio. Vogliamo pregare in questo momento affinché Dio ci guidi in questa riflessione. Dio ha messo nel mio cuore, alleluia, gloria al suo santo nome, un brano nel libro dei Proverbi, che è la fonte di ogni sapienza. Vogliamo pregare insieme. China il tuo capo, chiudi i tuoi occhi questa mattina e invoca il nome di Gesù e guarda solo a Lui, aspettati, alleluia, ogni bene soltanto da Lui. Amen. Oh, alleluia, grazie Padre, ancora questa mattina, Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua misericordia, per la Tua grande, Signore, fedeltà. Grazie, Signore, per la presenza, per l'unzione dello Spirito Santo. Io ti voglio pregare ancora, Padre, questa mattina insieme ai fratelli e le sorelle, a tutti coloro che stanno ascoltando questo video. Signore, riversa, Signore, la Tua benedizione su di noi, la Tua grazia, Signore, la unzione del Tuo Spirito, Signore, in un modo, Signore, sovrabbondante, perché abbiamo bisogno, Signore, dello Spirito Santo in questi ultimi tempi. Ti prego di rinnovare ogni cuore, di riempire ogni cuore, Signore, di rinnovare, di illuminare ogni mente, di trasformarci, di dissetarci, di purificarci per mezzo di questa Tua parola che è vivente ed efficace. Guidami, Signore, metti quei carboni ardenti nelle mie labbra, Signore, affinché parole pure, parole infuocate possano uscire, Signore, per benedire, Signore, per edificare, per liberare coloro che ascolteranno. Signore, abbiamo bisogno di Te, oh Signore. Benedici la Tua Chiesa in Italia, Signore, manda la Tua parola, di una parola, Signore.
serviti, Signore, di queste labbra, Signore, e di ogni tuo servo sulla faccia della terra e in tutta l'Italia, Signore, che l'Evangelo, Signore, faccia breccia nei cuori, si faccia strada nella società. Alleluia, nel nome di Gesù, parlaci, Padre, i tuoi figli ti ascoltano, Signore. Solo a te, Signore, vada tutta la gloria, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen e amen, alleluia. Che il Signore ci continui a benedire, cari. Io ringrazio Dio per l'opera che sta facendo nelle nostre vite, per il rinnovamento che sto operando nei nostri cuori, alleluia, per, diciamo, la visione o l'ottica spirituale che Dio ci sta donando, sta aprendo i nostri occhi. Io lo ringrazio per la nuova forza che Lui ci sta dando, per la grazia, la capacità che Lui ci sta donando di servirlo, alleluia. E io vedo un'opera particolare che Dio sta facendo nell'Italia, lo credo. Dio mi sta facendo conoscere dei cari fratelli, anche delle sorelle, ma soprattutto dei giovani in tutta l'Italia, lo dico per fede, degli uomini che stanno veramente, alleluia, ascoltando e ricevendo la chiamata di Dio. La chiamata di Dio. E anche a te, dice il Signore, a qualcuno che sta ascoltando, alleluia, il Signore ti dice in modo particolare: lascia le tue reti e seguimi. Lascia quelle cose che ti, alleluia, vogliono bloccare. Lascia le tue reti e seguimi, dice il Signore. E io ti farò essere un pescatore di uomini. Amen. Io ringrazio Dio perché sto vedendo un'opera nuova, un'opera grande che Dio sta facendo in questa nazione. Io qualche tempo fa ho pregato il Signore di farmi conoscere dei fratelli, degli uomini disposti a servirlo, a predicare nelle piazze, nelle strade, a delle persone che appoggino questo progetto di Dio, alleluia, di andare, lo voglio dire apertamente affinché preghiamo insieme, di andare in ogni piazza d'Italia, alleluia, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, di andare in ogni città d'Italia con l'aiuto del Signore a predicare, oh alleluia, il Vangelo di Cristo per le strade. Questa è una visione, una chiamata, un desiderio che arde nel mio cuore e che solo il Signore ha messo e poteva mettere nel mio cuore, solo Lui, perché io prima ero morto, ero un cadavere nelle vie di questo mondo, ma il Signore mi ha dato vita e vita in abbondanza, e Lui ha messo questa chiamata nel mio cuore di predicare, di annunciare Cristo, di annunciare l'Evangelo, il messaggio della croce per le strade. Io che non, alleluia, mi aspettavo questo, io che non mi sarei mai immaginato di avere una Bibbia, di gridare il nome di Cristo e la gloria di Cristo per le strade, io che ero molto timido, ero spento, non riuscivo a parlare con la gente, ero bloccato da tanti complessi, da tanti legami, ero cieco, ero morto, io avevo paura, vergogna addirittura di chiedere a qualcuno per la strada: scusi, mi sa dire l'ora? Io non riuscivo a parlare, il diavolo mi teneva incatenato, ma oggi, per la gloria di Dio, posso mettermi in una piazza a predicare l'Evangelo ad alta voce, ad aprire la Bibbia senza paura e a dire che solo Cristo salva. Chi può fare questo? Una religione? No, fratelli, no, sorelle, solo Cristo. Perciò io vi prego, nell'amore del Signore, appoggiate
con le vostre preghiere questo ministero, questa chiamata, questo servizio che per la gloria di Dio voglio rendere al Signore con tutta umiltà, con gioia, con devozione, con gratitudine. Perciò appoggiatemi, fratelli, con le vostre preghiere, sostenetemi con parole di incoraggiamento e se Dio tocca i vostri cuori, invitatemi nelle vostre città. Io sono disposto, insieme preghiamo, ci fortifichiamo, ci incoraggiamo. Se volete, alleluia, aprire le porte delle vostre città per annunciare insieme l'Evangelo. Fratelli, che Dio vi benedica, Egli vi ricompenserà. Amen. Gloria al Signore. Io ringrazio Dio per questa celeste vocazione e io non voglio essere disubbidiente alla celeste visione. Amen. Vogliamo predicare Cristo, annunciare Cristo, riflettere la luce di Cristo in questo mondo di tenebre. Amen. Vogliamo dire, come diceva l'apostolo Paolo alla lettera ai Romani, vogliamo leggerlo. Non era questo il brano che intendevo leggere, gloria a Dio, ma vogliamo leggere anche questo. Poi vi lascio con l'aiuto del Signore un versetto dal libro dei Proverbi. Romani capitolo 1, Paolo dice, alleluia, gloria a Gesù Cristo, versetto 16, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio. Amen. Nel greco originale dice dunamis, potenza e dinamite. Oh, alleluia. Cioè, possiamo dire in altre parole, il Vangelo è la bomba, è l'esplosione della potenza di Dio. Il Vangelo deve portare, gloria a Dio, un'esplosione spirituale contro le tenebre, contro le catene del diavolo, contro le opere malvagie, contro gli spiriti malvagi. Il Vangelo è dinamite. Il Vangelo deve distruggere le fortezze e le opere del diavolo. Il Vangelo è la potenza di Dio, è l'energia di Dio. Il Vangelo, alleluia, deve darci questa energia, fratelli. Noi non possiamo stare fermi. Vedete che per la gloria di Dio io non posso stare fermo. Io devo andare fuori a predicare. Io devo lasciare dei messaggi tramite internet, perché anche questo è un mezzo che Dio ha messo, alleluia, a disposizione dell'opera sua nelle nostre mani. E siccome il diavolo, che Dio lo sgridi, vuole distruggere le persone, le famiglie, i giovani tramite internet, tramite la pornografia, tramite programmi perversi di violenza, con messaggi subliminali, il diavolo vuole distruggere le vite tramite internet, ma Dio vuole ricostruire le vite tramite internet. Dio vuole salvare, Dio vuole illuminare le vite tramite internet. E se tu che ascolti non conosci Cristo, alleluia, sappi che solo Cristo ti può salvare dalla tua depressione, solo Cristo ti può salvare dal tuo buio, solo Gesù può riempire il vuoto del tuo cuore, solo, alleluia, il Figlio di Dio può salvarti, musulmano. Solo Cristo è il vero Dio, alleluia, testimone di Geova. Solo Gesù può salvarti, oh cattolico, solo Cristo. Non ci sono altri idoli, non ci sono altri mediatori, solo Cristo può darti il perdono, la pace, e alleluia, e la salvezza, la guarigione che tu hai bisogno. Perciò, cari nel Signore, care nel Signore, vi prego, nell'amore di Cristo, di sostenere questa chiamata. Amen. Con le vostre preghiere, io ho tanto bisogno che pregate per me, che
che Dio mi incoraggi, che Dio mi fortifichi, alleluia, Dio mi dia la sua grazia per predicare il Vangelo con franchezza. Non importa quello che dice la gente, quello che pensa la gente del mondo, non importa. E non importa neanche quello che pensano alcuni cosiddetti evangelici, che non capiscono quest'opera di Dio. Ma noi vogliamo andare avanti tenendo gli occhi fissi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Infatti non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco. Del giudeo prima e del greco, cioè tutta la creazione, ogni razza, ogni etnia, ogni popolo, ogni persona ha bisogno di ascoltare, di conoscere il Vangelo. Perciò, fratello, mettiti a disposizione delle mani di Dio, dell'opera di Dio, e insieme uniamoci, preghiamo, rafforziamoci, incoraggiamoci, amen, per fare l'opera del Signore. Come ho scritto su Facebook questa mattina, ti voglio dire ancora con, alleluia, l'amore del Signore, che se tu ti vergogni del Vangelo, se tu ti vergogni di parlare di Cristo, vuol dire che allora c'è qualcosa che non va nella tua vita. È così, carissimo. Se tu ti vergogni di parlare di Gesù, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cerca la faccia di Dio, fortificati, perché è molto pericoloso vergognarsi di Cristo e del Vangelo. Lui ha detto: chi si vergogna di me in questa società perversa, chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui davanti agli angeli del Padre mio. Ma poi il Signore dice: chi mi riconosce pubblicamente, oh alleluia, davanti agli uomini, io lo riconoscerò pubblicamente davanti al Padre mio. Perciò, fratelli, ricerchiamo la faccia di Dio, preghiamo, cerchiamo la sua forza, non cessate mai di pregare. Amen. Vi lascio una breve riflessione dal libro dei Proverbi. Dice capitolo 4, versetto 5. Acquista la sapienza. Acquista la sapienza. Acquista l'intendimento. Non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene, dice il Signore. Non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. Cari fratelli, in questi ultimi tempi dobbiamo tenere nel centro del nostro cuore, conservare, alleluia, nel centro del nostro cuore la parola di Dio. Non ci allontaniamo dalla sapienza, teniamola stretta nel nostro cuore, abbracciamola, perché essa ti proteggerà. Ricerchiamo la sapienza di Dio, perché è scritto nell'Ecclesiaste che la sapienza di Dio vale più delle armi da guerra. Amen. La sapienza di Dio vale più delle armi da guerra. E nei Proverbi al capitolo 24 dice che l'uomo saggio è forte, e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza. Perciò in questi tempi di grande confusione, ma purtroppo anche di grande stoltezza nel mondo, perché lo stolto dice: Dio non c'è. Lo stolto pensa, lo stolto, cioè l'uomo che manca di saggezza, che manca della vera intelligenza, l'uomo carnale pensa che Dio non c'è. Salmo 14, versetto 1. Ma l'uomo che teme il Signore, egli sarà ricompensato. E ti voglio dire,
il timore del Signore, il principio della sapienza. Perciò in questi tempi, carissimi nel Signore, cerchiamo la sapienza di Dio, camminiamo nella sapienza di Dio, perché tramite la sapienza di Dio noi possiamo scegliere ciò che è bene e buono per la nostra vita e per dare gloria al Signore. Perciò, fratelli, preghiamo affinché lo spirito di sapienza, di conoscenza e di timore del Signore riempia le nostre vite in questi ultimi giorni, e affinché mediante quella sapienza divina noi possiamo scegliere il bene, possiamo scegliere la parte migliore, possiamo scegliere di fare la volontà di Dio. Che il Signore vi benedica, cari. Preghiamo gli uni per gli altri, nel nome di Gesù. A Lui sia la gloria, in eterno. Amen e amen.